Ed eccoci qui di nuovo al Canyon di Pony, dove in questo video speriamo di riuscirci. Intanto la nostra amichetta qui ha superato il suo errore su questo ponte e noi siamo pronti per esplorare il resto del canyon. Che diavolo è quella cosa laggiù? Ah, un surfista. Ci siamo incastrati da soli, eh? Cerchiamo di evitare tutti gli allenatori. Ma vaffan. Tanto questo Canyon dei Pony è, come possiamo dire, un po' un surrogato della famosa Via Vittoria che c'è in ogni santo luogo. Ah, non mi hai beccato. Il prato del Licanrock. E qui, diciamo, andiamo qui e dove possiamo usare la spinta Machamp, così si pronuncia, mi sembra, credo. Se vogliamo poi tornare subito all'inizio senza fare di nuovo tutto il giro. Tanto qui dobbiamo fare gli allenatori obbligatori che sarebbero prima della prova. E qui adesso come nuovo Pokémon mi ha dato Lapras. E in cui tanto gli abbiamo fatto secco. E uno l'abbiamo fatto. Dannato uccellaccio. Qui intanto ci ha mandato questo. E finalmente dovremmo riuscire ad abbattere questo dannatissimo Pokémon che ha una bella difesa, vedo. Qui intanto manda Glaceon. Eh no, il mio Pokémon è troppo lento, così schiatta.
Oh sì, grazie. Seconda volta in questa lotta. E dovrebbe andare capo. Ma basta! Facilmente. E finalmente va capo. Quindi ce ne manca ormai solo più uno. L'altro Pokémon. E ha ritirato un attimo il Pokémon precedente per mandare Slowking, ottimo. Colpo ci ha fatto poco e niente. Ed è pure confuso, grazie. L'allenatrice ringrazia proprio poco per non essersi colpito da solo. Dragonfly che tipo era? Andiamo a Blastoise. Cioè so che era drago, dragonante, boh, chi se lo ricorda. Era buon'ora qui qualcuno è stato fatto secco. Ginger è Pokémon tipo spettro, quindi dobbiamo mandare un Pokémon che abbia mosse di tipo buio. Ma tu tipo con più luce dei miei, che cavolo! Buono. Io mi ero per il cuore da tutta la squadra, ma grazie comunque. No, lo affronteremo in un video a parte. Detto questo, questa parte di video è finita. Vi saluto, ciao a tutti.